La centralità di Bologna non si predica, si realizza, si persegue nei tempi e nei modi, a cominciare da scelte di governo condivise dalla libera scelta dei sindaci eletti e dal sostegno crescente dal basso dei cittadini, la cosa più grave che è mancata finora. Io penso che senza una convinta svolta ecologica, complessiva e trasversale, perché perseguita con la credibilità dei passi conseguenti, non c'è autentica rinascita urbana. Questa svolta ecologica significa prima di tutto dire no alle cementificazioni e no all'ulteriore consumo di suolo. Noi il PD dobbiamo proporre l'istituzione metropolitana di un osservatorio per il monitoraggio del consumo di suolo e anticipare nell'attuazione del piano urbanistico bolognese con decisione la scelta di intervenire sulle aree già cementificate e da qualificare le ex caserme, le aree ferroviarie, eccetera, per produrre energia pulita con le abitazioni e con le quote obbligatorie di edilizia per l'affitto da vedere al comune, per realizzare nuovi spazi e servizi pubblici, nuovi parchi. Per infrastrutture credo che dobbiamo lasciare l'intro al suo destino, portiamo al termine il Polmove e concentriamoci su come dare una bella scossa di trasporto elettrico ai mezzi pubblici e privati attorno al servizio ferroviario metropolitano come motore di trasporto ecologico della città metropolitana. Essenziale però è continuare a batterci per non perdere i fondi stanziati per il metro e poterli usare per i nostri obiettivi. Noi del PD dovremo parlare chiaro, non dovremo metterci in difesa a cercare di contenere i tagli e basta. I tagli del governo sono ingiusti, soprattutto per la nostra città, e continueremo a batterci per mandare a casa questo governo, mi sembra imminente, spero la cosa. Ma è vero tuttavia, che la crisi fiscale del nostro Stato c'era prima di questa crisi, così come è vero che nella nostra città c'erano scelte da prendere prima di questa crisi e che questa crisi ha reso più urgenti. Per questo ritengo che il nostro compito sarà quello di mettere alla prova il nostro riformismo, vivendo il periodo della crisi anche come l'occasione per farle queste riforme, per decidere e perseguirle anche a prezzo di iniziali impopolarità. Le risorse e le finalità delle partecipate, le eventuali dismissioni o meno, sono opportunità da verificare in una discussione ordinata, caso per caso, senza preclusioni e senza partiti presi, nel confronto con la regione. E per difendere il nostro welfare noi dobbiamo cambiarlo decisamente in un welfare di comunità ed educativo, di comunità, perché è aperto alla sussidiarietà, l'associazionismo e delle imprese private e no profit, educativo, perché la priorità delle risorse dovrà essere data per mettere più persone possibili nella condizione di aiutarsi sole, senza vivere di sussidi, a cominciare dal sostegno di chi si prende cura degli altri, cioè le donne di questa città. Per sostenere la famiglia nel suo ruolo educativo e sociale, per aiutare le famiglie a prendersi cura degli anziani, facendo davvero delle case protette, delle case di riposo, l'ultima scelta possibile, per puntare invece sulla rete di assistenti familiari e di associazioni impegnate nella cura da non autosufficienza. Insomma, per sconfiggere, perché anche qui sta cominciando ad espandersi, il familismo amorale, la scelta giusta è quella di sostenere la famiglia e le persone che scelgono legami di libertà autentici tra di loro. A Bologna come in Italia la rinascita comincia con il sostegno al protagonismo del mondo del lavoro. Permettete di dire che sabato mattina, come altri di voi, sono stato ai funerali di Mario Corsini, socialista, stato presidente della nostra provincia. La cerimonia è stata accompagnata dal suono dell'Internazionale Socialista, quella autentica. Sono molto autentiche quelle parole di fine Ottocento. Un verso mi ha colpito, appunto, per la sua attualità. Non più servi né signori, ma fratelli nel lavoro.
un patto per Bologna non sarà efficace senza il rispetto dei diritti dei lavoratori, che renda possibile un'alleanza tra sindacati e imprese contro la rendita, l'evasione per la riduzione delle tasse per i lavoratori e le imprese, la partecipazione dei lavoratori a decisioni delle imprese e una condivisa idea di rappresentanza sindacale e di democrazia nei luoghi di lavoro non è un lusso che la crisi non permette, non è un lusso, è un passo decisivo per superare la crisi delle imprese stesse e per rilanciare l'unità sindacale. E infine credo, come tutti siamo convinti, dovremo fare della partecipazione preventiva dei cittadini alle scelte e dell'informazione intesa come cassetta degli attrezzi della cittadinanza la modalità che accompagnerà ogni nostra politica settoriale e prima ancora la definizione del piano strategico per Bologna. Cari Demos, non c'è nessun faide, io sono un amico di Maria e lo saremo comunque. Io gli auguro di riuscire nella quadratura del circolo. Mi auguro che non mi arrivino auguri dalla lontana Europa, visto gli effetti che hanno prodotto. Ma io credo che gli errori si combattono quando nascono. E sarebbe un errore non suscitare una grande partecipazione alle nostre primarie, non solo al momento del voto, ma durante le primarie stesse. Sarebbe un grave errore se noi, nell'accanimento del duello e della passione del nostro candidato, provocassimo meno partecipazione. Come candidato dirò cosa posso fare per Bologna e chiederò ai cittadini non solo di votare, ma di dire cosa Bologna potrà fare ognuno di loro. Quindi avanti e insieme per Bologna.